questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta molto easy che io ho deciso di chiamare canotta gocce d'estate. Questo perché il filato che ho utilizzato è il nuovissimo filato della Mistrico Filati che si chiama appunto gocce d'estate. Io lo adoro tantissimo, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri ed è 100% cotone riciclato. Io ho lavorato con un centro numero 4 e ho usato questo fantastico colore che è il colore numero 10, veramente bellissimo. Ma sono presenti tantissimi altri colori sul sito, me ne stanno arrivando anche altri, quindi in realtà per quando uscirà il video sicuramente invece di 15 forse avrete qualche colore in più. E guardate, questi altri colori sono uno più bello dell'altro, molto accesi, molto vividi, quindi perfetti per l'estate e soprattutto per realizzare maglie da voler mettere per alcuni tipi di colore anche la sera. Io li adoro tutti. Ma parliamo dei quantitativi. Naturalmente i filati saranno disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. Parliamo quindi del quantitativo. Allora, io ho utilizzato l'uncinetto del numero 4 e per realizzare questa canotta, che è più corta del solito ma più larga come potete vedere, ho utilizzato 300 grammi lavorando appunto con l'uncinetto del numero 4. Ora, se siete una taglia S e la volete fare più lunga, vi consiglio comunque 350 grammi. Per una taglia M, se la volete come me, 350 grammi vanno bene, però se la volete fare un po' più lunga vi occorrono 400 grammi. Per una taglia L invece vi dico che vi servono 450 grammi se la volete corta come la mia, se la volete fare più lunga vi occorrono almeno 500 grammi. Ricordatevi che comunque questo filato ha un prezzo bassissimo perché ogni gomitolo costa soltanto 1,90 euro, quindi veramente un prezzo eccezionale. Per le taglie più grandi, naturalmente rispetto all'ultima taglia che vi ho dato, dovete sempre andare ad aumentare di 100 grammi in più in modo da essere sicuri di ottenere la lavorazione e la maglia nella misura che vi occorre. Per quanto riguarda appunto la lavorazione, è semplicissima, mi avvicino per farvela vedere meglio, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, ecco qui si vede meglio, e di cui in realtà 3 sono uguali, soltanto uno quello che cambia, ma appunto crea questa combinazione molto geometrica che mi piace tantissimo. Si parte da sotto, si lavora fino agli scalfi. Una volta fatto gli scalfi, ho separato la parte dietro dalla parte avanti. La parte avanti l'ho separata ulteriormente, non ho fatto diminuzioni, ho soltanto lavorato separatamente le due parti. Dietro ho lavorato intero e ho lavorato separatamente le due parti, lavorando sempre con la stessa divisione che ho fatto sul davanti, soltanto gli ultimi due giri. Questo per fare in modo che dietro al collo non mi stringesse. E vi dico già che per una taglia M o L io vi consiglio dietro di andare a lavorare 3 giri separatamente invece che soltanto due come ho fatto io. Questo perché avete comunque il collo un po' più grande, quindi vi consiglio dietro di aprirlo un po' di più. Però gli altri giri, giro così lo vedete bene, fateli normalmente, quindi lavorando da sinistra verso destra e viceversa fino ad arrivare appunto a fare gli ultimi giri separatamente come sul davanti. Una volta fatto ciò si vanno a cucire sulle spalle. Quindi come potete vedere è una canotta veramente semplicissima da realizzare e faremo tanti altri tutorial molto semplici appunto di canotte per quest'estate. Ho intenzione di fare comunque anche qualche top e poi naturalmente tanti tanti vestiti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così mi raccomando come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea gocce d'estate. Il colore che ho scelto io è il colore 10, che è questo fantastico verde che va molto di moda quest'anno. Allora, vi dico già che io qui vi farò vedere un piccolo campione. Partiremo da sotto, lavorerò con l'uncinetto il numero 4. Nella lavorazione vera e propria io andrò a mettere 120 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, quindi mi raccomando, per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere almeno 6 motivi in più, proprio perché ogni motivo sono 3 catenelle. Quindi per una taglia M andate a mettere 6 motivi in più, per una taglia L andate almeno a mettere 10 motivi in più rispetto a me, per avere la maglia comunque bella comoda, oppure se la volete più aderente magari mettete meno catenelle. Tenete presente comunque che dovete misurare la circonferenza del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avete più largo e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, tenendo appunto in considerazione che il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 3. Io, come vi ho detto, ho montato per la mia
Taglia che è una S 120 catenelle lavorando con uncinetto numero 4 per ottenere una circonferenza di circa 84 centimetri. A questo punto, quindi, qui sul campione vi faccio vedere i giri che dobbiamo andare a fare e ripeterli per tutta la lunghezza della nostra maglia fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. E andiamo a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Ancora, quindi faccio questo per tutto il giro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una. 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro, saltando sempre 2 catenelle e andando a realizzare 2 maglie alte nella stessa catenella di base. Sto terminando quindi il primo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Andiamo a fare così il secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto tra le 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassa e una catenella, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Questo, diciamo, mi serve per avere una maglia alta e vado a fare poi questo per tutto il giro. Vado tra le 2 maglie alte precedenti e successive, vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Ancora vado tra le 2 maglie alte successive, vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Arrivata alla fine del secondo giro, vi farò vedere come andare a realizzare il terzo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, vado sempre nella catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo fare il terzo giro. Andiamo sempre tra le 2 maglie alte, andiamo a fare una maglia bassa e una catenella. Rientriamo, andiamo a fare un'altra maglia alta. Ora prendo il filo, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte, però arrivando al primo giro, quindi questo è il secondo giro, questo è il primo giro, quindi vado tra i due gruppi e vado a fare, tiro il filo e faccio una maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte tra le 2 maglie alte del giro precedente. Prendo il filo. Vado di nuovo tra le 2 maglie, tra i due gruppi di 2 maglie alte, però del primo giro, quindi questo è il secondo, questo è il primo giro, e vado a fare una maglia alta. Ancora 2 maglie alte tra le 2 maglie alte del giro precedente. Prendo il filo, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte del primo giro, secondo, primo, prendo il filo, tiro. E vado a fare una maglia alta. Mi raccomando, tirate sempre il filo, mantenete la maglia alta morbida. Quindi ancora facciamo insieme 2 maglie alte, una e due tra le 2 maglie alte del giro precedente e poi maglie alte entrando tra i due gruppi di 2 maglie alte del primo giro. Tiriamo il filo e facciamo la maglia alta e continuiamo così per tutto il nostro terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere come andare a realizzare il quarto e ultimo giro. Quindi si continua in questa maniera veramente semplicissima. E sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 maglie alte, tra le 2 maglie alte del giro precedente, vado a fare l'ultima maglia alta entrando sempre tra i due gruppi delle 2 maglie alte del primo giro e termino il giro entrando sempre nella catenella e facendo una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, andiamo sempre fra le 2 maglie alte, andiamo sempre a fare la maglia bassa e la catenella, rientriamo un'altra maglia alta.
E adesso andiamo di nuovo a fare solamente le due maglie alte fra le due maglie alte, quindi salto la maglia alta singola e vado a fare due maglie alte tra le due maglie alte. Ancora salto la maglia singola, vado tra le due maglie alte successive e vado a fare le mie due maglie alte. Continuo così, quindi per tutto il mio quarto e ultimo giro, andando a fare sempre due maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente, saltando la maglia alta allungata, se così vogliamo chiamarla, del terzo giro, tornando quindi a lavorare come prima. I giri da fare sono quindi 4, poi si ricomincerà dal primo. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Sto terminando quindi il quarto giro, vado sempre nella catenella e vado a fare la mia maglia bassissima e si ricomincia da capo, andiamo sempre dalle due maglie alte, facciamo una maglia bassa e una catenella e ricominciamo con la maglia alta. Quindi stiamo rifacendo il primo giro, andando sempre a fare due maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente. Quindi ricordatevi, i quattro giri sono questi, dobbiamo ripetere fino ad arrivare all'altezza delle scalfi. Io vi dirò naturalmente quante volte le ho ripetuti e poi procederemo con l'andare a fare la parte alta. Allora, io ho ripetuto i quattro giri per 9 volte e poi ho ripetuto solamente i 3 primi giri. Quindi ripeto, ho ripetuto il mio motivo per 9 volte e poi sono andata a ripetere i primi 3 giri. A questo punto, come lunghezza per me va più che bene, possiamo andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contarmi le mie strisce di ventagli e io ne ho un totale di 40, quindi ne ho messi 20 dietro, 20 avanti, mettendo il marcatore dove ho la maglia alta lunga. Quindi questo è il 20esimo, questo è il primo dietro, ho messo la maglia alta lunga, ho messo il marcatore. Stessa cosa qui, qui è il mio primo ventaglio, qui c'è la maglia alta lunga, qui c'ho il mio ventaglio, sono andata dalla parte dietro e ho messo il marcatore. E un'altra cosa che ho fatto è che sul davanti io lavorerò separatamente le due parti, per creare quindi una sorta di apertura sul davanti e sono andata a mettere il mio marcatore contando appunto 10 ventagli e 10 ventagli e mettendo il mio marcatore giusto al centro. Mi raccomando, stando a quello che vi ho detto all'inizio, non dovreste trovarvi con un numero dispari perché vi ho detto di fare in modo comunque di lavorare ma avendo un numero pari di motivi in orizzontale. Ma se dovesse avere il numero dispari, mettetelo comunque davanti e a questo punto mettete il marcatore nella maglia alta, lunga prima e dopo il ventaglio centrale e vi fermerete quindi al ventagli prima del marcapunti, quindi qui e qui per fare un esempio, lasciando liberi appunto questi tre. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare sempre i nostri giri. Non cambia niente, andremo a fare giri di andata e ritorno invece che giri di andata di tutto tondo, ma non cambia assolutamente nulla. E andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle. Entriamo tra le due maglie alte e facciamo la nostra maglia alta. Saltiamo la maglia lunga e andiamo direttamente tra le due maglie alte del, diciamo, ventaglio. Quindi non cambia assolutamente nulla. Stiamo lavorando in questo caso il quarto giro perché io vi ho detto ho fatto i primi 3 giri e quindi continuiamo a lavorare normalmente il nostro giro. In questa maniera fino appunto ad arrivare al nostro marcapunti e poi girare la lavorazione. Non interrompo il video, voglio farvelo vedere direttamente in modo tale che potete seguirmi tranquillamente. Ed eccoci qua. Quindi qui abbiamo il nostro ultimo ventaglio. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare quindi il nostro primo giro. Quindi entriamo sempre oppure andate a fare direttamente la maglia, ma io preferisco entrare e andare a fare le nostre 2 maglie alte. Quindi, come vi ho detto, lavoriamo normalmente i nostri giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle.
Io sto facendo il primo giro dei nostri 4 giri. Vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere il motivo e faremo la stessa cosa da quest'altra parte. Mentre dietro lavorerò la lavorazione andando dal marcatore all'altro marcatore, quindi non separerò anche dietro, dietro farò un unico pezzo. Allora, ho terminato la mia maglia, ho ripetuto sul davanti il motivo per 3 volte, quindi 4 giri per 3 volte, e ho fatto la stessa cosa dietro, solo che dietro, vi faccio vedere, ho diviso la lavorazione in 2 parti, come ho fatto sul davanti negli ultimi 2 giri. Questo perché altrimenti qua mi stringeva troppo. Mi raccomando, taglia ML, fate gli ultimi 3 giri separati, quindi gli ultimi 3 giri dividete come avete ridiviso davanti e fate separato. Io l'ho fatto solo per 2 giri, però taglia ML vi conviene fare gli ultimi 3, anche 4 giri separati. Ho ripetuto, come vi ho detto, i 4 giri per 3 volte e quindi la mia maglia è terminata. Ah, unica cosa, quando sono andata a cucire poi la parte dietro con la parte avanti, ho tirato un po' il filo per avere questo effetto un po' onduloso, non tantissimo, non l'ho tirato tanto, vedete, l'ho tirato veramente poco, infatti l'effetto chiuso è poco, ma giusto perché non volevo che la spalla mi cadesse troppo e mi scendesse troppo, per questo ho fatto questa cucitura un po' tirata.